Строй скалы. Спасай планету. Benvenuti, benvenuti Natalino, Maurizio e tutti quelli che seguiranno. Benvenuti a questo webinar, il primo webinar di ottobre. Partiamo subito con delle notizie che sono arrivate in questi giorni. Il progetto Skyway sta continuando, sta andando avanti. Come sempre tutto parte dalla grande visione di un uomo che è Anatoly Uninsky e ci si accorge quanto una visione, un sogno è veramente importante per un uomo pensando che noi tutti abbiamo in questi anni, ormai sono 3 anni dalla prima volta che ho visto il progetto, il 17 ottobre 2016, quindi sono 3 anni. Sono passati come un battito d'ali e veloce il tempo che va, ma nello stesso tempo ci vuole tempo e pazienza per sviluppare dei progetti così grandiosi e così importanti. E dicevo, la visione di Anatoly è grandiosa, straordinaria, non è misurabile. Se noi consideriamo che noi ci avvilliamo, ci blocchiamo, non parliamo con le persone per il semplice motivo che dobbiamo attendere eventi, sviluppi di Skyway. E solo per questo ci fermiamo, invece dobbiamo continuare a parlare di Skyway, anzi dobbiamo parlare di più adesso rispetto a 3 anni fa, perché adesso è il momento in cui Skyway si sta sviluppando enormemente. Non lo percepiamo noi perché è un po' di tempo che siamo in questo progetto e ci siamo un po' adagiati, ma ogni giorno ci sono notizie importanti. Veniamo al dunque di questo periodo. Chi conosce Anatoly Uninsky non ha bisogno di richiedere tempo. Si può andare sul suo sito, si può andare su a fare una ricerca e vedere Anatoly Uninsky che background ha nel suo profilo professionale. Skyway ormai è conosciuto in tutto il mondo, perché? Perché è stata presente soprattutto in questi 2 anni, nelle principali fiere mondiali, Singapore, Thailandia, Berlino. Ce ne sono tante altre che adesso Hong Kong, quindi Singapore, l'ho già detto, negli Emirati Arabi, ha avuto un successo lo sviluppo della tecnologia, chiaramente per le idee di Uninsky, partito nel 77 con queste idee, e oggi vanta di un forte team internazionale con più di 1000 ingegneri che progettano e costruiscono infrastrutture, materiale rotabile e non solo. Infatti questa sera volevo centrarmi un pochino in merito al fatto che Skyway non è solo trasporto e va oltre al trasporto, va molto oltre, non è solo il trasporto ma è tutto un contesto che gira intorno all'ambiente, cioè tutto nel rispetto ambientale, tecnologia che sposa l'ambiente e quindi
E questo porta a una riflessione importante, che Skyway non è riduttivo dire solo è un trasporto, perché ci sono tanti aspetti importanti e qualcosa vi accenno anche questa sera. Tante delegazioni hanno visitato l'Ecotecnopark, l'Ecotecnopark è in Bielorussia, a Minsk. Abbiamo raggiunto la costruzione di almeno sei tipi di linee, si era partiti con tre e ad oggi, a distanza di 3 anni, sono sei le tipologie di linee. Skyway è più sicuro, più veloce, più economico di qualsiasi altro trasporto esistente. E questo permette di dire che risolve in modo efficace qualunque problema di trasporto e di infrastruttura. Secondo una rivista giapponese, Skyway è un trasporto che prenderà valore e conquisterà una buona fetta appunto del settore dei trasporti e delle infrastrutture. Qui vedete l'unibus ad alta velocità. L'unibus ad alta velocità che è in preparazione per le prove che avranno luogo nei paesi arabi dove si sta concludendo la prima linea di 400 km per testare l'unibus tropicale, che è la versione per gli Emirati Arabi, e logicamente. Successivamente c'è già in progetto lo sviluppo e la costruzione di una linea di 15 km con 21 stazioni, dove con queste distanze chiaramente si potrà certificare anche la velocità di 150 km in prima fase e di 500 in una seconda fase. Qui potete notare come i consumi dei motori elettrici con cui si muovono questi mezzi sono ridotti al minimo. E infatti, Uninski attraverso l'elevazione da terra, dal suolo e attraverso l'aerodinamica, dove non sono stati i designer ma gli ingegneri a stilare una linea di questo tipo, per avere un coefficiente di attrito ridotto ai minimi termini, prossimo allo zero, quindi al limite teorico ideale. Di 0,06, che chiaramente rispetto a un'automobile tradizionale è molto più basso, e quindi questo dimostra che i consumi sono ridotti e i consumi sono ridotti in maggior quantità all'aumentare della velocità. Sappiamo che Skyway è efficiente, sicuro, economico sia in termini di consegna, quasi prossimo all'aereo come tempi, e sia in costi punto di efficienza e di trasporto, e i costi sono più bassi che quelli di una nave. Quindi 5 anni di costruzioni, di sviluppi, di progetti, di investimenti, di raccolta fondi. E possiamo dire che siamo molto soddisfatti. Io sono soddisfatto per aver coinvolto persone in questo progetto. È una startup di 5 anni, una startup molto grande e questa ovviamente è una startup che ha un consolidato, ha stabilimenti, infrastrutture, è stato inaugurato appena adesso l'impianto di produzione serie per il materiale rotabile e quindi sono soluzioni di trasporto green. Oggi devono essere green perché l'ambiente ha bisogno di questo. Questa è una panoramica di foto del festival che c'è stato in agosto all'Eco Festival a Minsk. Il 17 agosto e successivamente il giorno dopo c'è stato diversi conferenze, eventi delle società che raccolgono fondi. Uninska ha ribadito e ribadisce tuttora che è il trasporto più sicuro al mondo, più ecologico, più efficiente e quindi dovrebbe essere sviluppato in tutto il mondo. Ok?
Sono stati fatti molti test a Minsk, quali anche quello di testare personalmente da parte di Uninsky il sistema di riconoscimento degli oggetti di trasporto. Sapete che la sicurezza è nella prima, nella lista delle priorità per Uninsky. La sicurezza è elevata molto dal fatto che i mezzi si muovono all'altezza superiore dei 3 metri, tuttavia ci sono delle zone, soprattutto nella zona delle stazioni, dove questi mezzi sono nella stessa posizione delle persone, quindi raso terra. E quindi Skyway si sta evolvendo con una intelligenza artificiale che riconosce persone, movimenti in prossimità del mezzo, e questo mezzo in modo intelligente si può rallentare, si può fermare, addirittura può anche retrocedere, marcia indietro, se le persone vanno verso il mezzo. C'è un riconoscimento attraverso una tecnologia spinta di sensori e di altro che ci permette di evitare degli incidenti improvvisi nell'attraversamento di persone o animali improvvisamente sulla traiettoria dei mezzi. Qui vedete l'unibus posizionato all'Eco Technopark. Qui abbiamo anche qui l'unibus ha un modulo e vedete come l'unibus ha anche la facoltà di recuperare dei mezzi che sono guasti per eliminare quindi il vincolo del blocco delle linee attraverso il traino di questi mezzi. Dicevo prima, è stato inaugurato un mese fa l'impianto di produzione Skyway a Minsk, il nuovo edificio che è stato messo in funzione per la produzione in serie dei componenti rotabili. E tra l'altro c'è anche stata una visita importante di un partner, un possibile partner per la costruzione di questi mezzi, ma lo vedremo successivamente in una notizia fresca fresca. Bene. Perché ho intitolato questo webinar non solo trasporto, Skyway oltre al trasporto? Perché sappiamo tutti che Uninsky ha lanciato l'iniziativa di raccogliere del terreno da tutto il mondo, da 90 paesi nel mondo, da diverse rappresentanze di 90 paesi, hanno portato del terriccio naturale dove non ci sono contaminazioni. E chiaramente che cosa ha fatto? Hanno fatto un laboratorio nel quale in questo laboratorio è stato creato un prodotto che si chiama humus organico e questi campioni che sono stati raccolti e sono stati portati all'Eco Festival, questi campioni sono stati inviati al laboratorio e hanno costituito proprio un modello che si chiama Greenway, il modo verde, il modo di sviluppare la biotecnologia Skyway. E chiaramente questo humus è generato da microorganismi agronomicamente preziosi che permettono di elevare la fertilità di qualunque terreno, anche le sabbie del deserto. Questi microorganismi vengono in questi laboratori vengono testati su cereali, ortaggi, erbe, alberi da frutto e si va a misurare quanto è il tasso di produzione di biomassa da parte delle piante, la resistenza delle colture alle malattie e la mancanza di nutrienti. Quindi i prodotti naturalmente vengono coltivati nell'Eco Technopark e vengono appunto testati anche il gusto dei frutti e si studiano anche le composizioni delle chimiche delle piante, si studiano le concentrazioni di humus che non devono essere
cioè, o meglio, devono rilevare una percentuale nel suolo che non deve essere inferiore all'1%. Quindi si sta creando un humus che si chiama Uniterra, vedete nell'immagine. Vedete questa immagine che rappresenta i prodotti dell'humus organico in tre diversi pacchetti, quindi diverse modalità di utilizzo di questo humus, e verrà utilizzato per coltivare diverse piante come appunto ortaggi, cereali, foraggi e così, eccetera, eccetera. Anche piante medicinali. Quindi i dipendenti del Dipartimento di Sviluppo Avanzato della Skyway Technology hanno chiaramente evidenziato che con questa possibilità di creazione di questo humus si può andare a diversificare per portare un contributo importante alla terra e al terreno coltivabile. Ecco, questo è uno degli aspetti importanti che Skyway non è solo. Chiaramente non è solo il trasporto, ok? Ecco, dicevamo prima, ci sono delle trattative con un possibile fornitore di materie prime per la produzione in serie del trasporto di stringa e del materiale rotabile. C'è stata una delegazione in visita a Minsk. E quindi chiaramente ci sono queste trattative importanti e ovviamente questo è un messaggio che comporta un avvicinamento dell'azienda di Skyway Technology verso un'attuazione commerciale. Siamo proprio alle porte di un'evoluzione commerciale senza precedenti. E anche perché con l'inaugurazione del nuovo stabilimento si sta sviluppando la sua capacità produttiva. E ovviamente per passare dalla transizione, dalla produzione sperimentale alla produzione in serie, è necessaria anche la fornitura. Garantire la fornitura ininterrotta delle materie prime e dei componenti necessari. E quindi questo comporta un sostegno importante dei leader mondiali per le industrie che sono interessate a questo segmento, a questo settore. Quindi questa delegazione che è rappresentativa di una di queste aziende è stata in visita in Bielorussia e è stato mostrato a questi rappresentanti di questa azienda l'Ecotechnopark e poi hanno visitato anche la produzione di materiale rotabile. E quindi hanno poi negoziato per un accordo su questioni tecniche presso l'ufficio di Minsk dell'azienda sviluppatrice del trasporto di stringa che è la Technology Skyway. Quindi questa società si può anche dire un'azienda belga, la Bekaert SA, di cui fa capo. Fa capo ovviamente un industriale enormemente importante che produce filo d'acciaio e prodotti metallici con un speciale rivestimento. Attualmente il cavo di metallo di questa società, di questa azienda, viene utilizzato su ogni terzo pneumatico dell'auto. Quindi è importante il loro, diciamo, contributo. La sede centrale di questa azienda è in Belgio, ma ovviamente questa è una società, un'azienda che svolge le sue attività in 45 paesi. Considerate che è una società internazionale che ha 29.000 persone impiegate
e il suo volume d'affari nel 2018 è stato di 5,1 miliardi di euro. Quindi la rappresentanza di questa società è veramente stata importante. Ok? Questa è una notizia molto molto importante. Bene, nell'Eco Technopark a Minsk è stato costruito anche un nuovo complesso di prova Skyway ed è stato appunto lanciato all'Eco Technopark. Questo nuovo complesso ovviamente è situato vicino alla nuova linea e serve per testare i singoli gruppi e unità e si trova appunto dietro alla sesta linea in costruzione. Qui ci saranno prove di vario tipo, sulle ruote, i collettori di corrente per le questioni di usura, vari design di rotaie, si faranno prove di rumore e durata e quindi questo nuovo edificio è stato predisposto proprio per fare queste prove. Le sale sono rinforzate con protezioni corazzate perché, ad esempio, a velocità superiori di 500 km/h, se la ruota di prova si rompe, le schegge possono volare per diverse centinaia di metri. E anche perché gli automobilisti e i ferrovieri hanno avuto casi simili a questi possibili incidenti, quindi si vuole evitare, in fase di progettazione questi problemi. E quindi questi test, questi studi sono fondamentali per rimanere davanti a tutti e per sempre. Quindi l'evoluzione tecnologica è di fondamentale importanza per rimanere all'avanguardia, ancor prima che ci siano dei competitor. Quindi il primo competitor di Skyway è Skyway stesso, quindi deve superare sempre e innovarsi continuamente. Bene. Il trasporto di stringa è stato anche alla fiera Traco 2019 in Polonia e è stata ovviamente riconosciuto in Skyway una delle aziende innovatrici in questo settore. Questa fiera è stata programmata il 24 settembre 2019 a Danzica, in Polonia, e c'è stata ovviamente anche una conferenza internazionale per la modalità di trasporto tradizionali e i nuovi sistemi di trasporto e quindi quale sarà il mondo domani. Quindi la conferenza si è svolta con un premio internazionale nel campo dei trasporti, dell'ecologia e dell'innovazione che è stato assegnato in questa occasione. Ci sono stati rappresentanti di autorità pubbliche di diversi paesi, tra cui il sottosegretario di Stato del Ministero delle Infrastrutture della Repubblica di Polonia, quello dello Stato del Ministero delle Finanze della Repubblica Slovacca, Dana Miga e rappresentanti dei dipartimenti settoriali del Senegal e della Siria, capi delle associazioni mondiali dei trasporti, come l'Organizzazione per la cooperazione tra le ferrovie, l'OSJD, e l'Associazione delle ferrovie, il CER. Qui c'era il Comitato Aerospaziale Internazionale, la Federazione Internazionale delle Associazioni degli Spedizionieri, FIATA, e responsabili delle maggiori aziende industriali del mondo. Ho letto questo paragrafetto proprio per non dimenticare nulla. C'è stata alla fine di tutto una premiazione, Golden Chariot. Tra i suoi vincitori c'era il progettista generale dell'organizzazione di progettazione Skyway Anatoly Uniński. Quindi un altro premio di valore a Uniński per quello che ha fatto, che sta facendo e che farà. Il premio che è stato vinto da Uniński è nella categoria, per il contributo allo sviluppo dell'industria dei trasporti. Ecco, questo è per dire.
Si è parlato delle prospettive di sviluppo dei trasporti moderni, di nuovi concetti di infrastrutture urbane sulla base della tecnologia Skyway. Quindi questa fiera molto importante in Polonia ha avuto un grande riconoscimento. Bene, un portale giapponese, Emira, a dir poco Emira, il portale giapponese, parla di Skyway che può entrare a far parte del sistema di trasporto globale. Quindi in Giappone è stretta sotto sorveglianza, è un osservatore speciale, il Giappone, con tutte le loro tecnologie più evolute, guardano di buon occhio la tecnologia Skyway. Vi ricordo che se, insomma, in inverno, lo scorso inverno c'è stata una equipe di giornalisti a visitare l'Ecotecnopark, è stato fatto degli articoli. E in questo caso il portale mediatico giapponese Emira ha pubblicato appunto un articolo sulla tecnologia Skyway che illustra in dettaglio i vantaggi tecnici, economici e ambientali dell'innovativo sistema di trasporto di secondo livello. In questo ambito, in questa rivista, si parla della ferrovia ad alta velocità che collega le maggiori prefetture del Giappone, che oggi ha compiuto 55 anni e la sua capacità non è più in grado di soddisfare le esigenze della crescente economia del paese. Chissà che il Giappone, grandi attenti e grandi diciamo innovatori, non possono scegliere una soluzione vincente come Skyway. Sarebbe una grande soddisfazione, un grande onore per Yunischi, per tutta la comunità mondiale e compresi quelli che hanno sostenuto il progetto fino ad oggi e tutti quelli che lo sosterranno in futuro. Attualmente l'azienda, chiaramente Skyway, sta lavorando su progetti in aree diverse, urbano, passeggeri ad alta velocità e merci. I più pratici nella categoria urbana sono l'Unicar e l'Unibus, che si muovono appunto su linee sopraelevate, come sappiamo tutti. Naturalmente si parla anche dell'aspetto ambientale, perché oggi tutti ne parlano, anche le aziende più inquinanti al mondo parlano di proiettarsi verso il rispetto ambientale. Era ora che qualcuno si muovesse, ma siamo proprio in emergenza, per questo che ci si muove. Questa è una mia opinione personale, chiaramente. Quindi, a differenza della costruzione delle classiche linee ferroviarie, Skyway non richiede ulteriori lavori di ingegneria, gallerie, ponti, scavi, terrapieni e quindi basso impatto ambientale, e la costruzione di queste linee richiede meno materiali da costruzione e il terreno sottostante può essere continuato a essere utilizzato come in precedenza, coltivato, pascolato e ci si può muovere liberamente sotto le linee. E questo è un pochino il discorso legato alla portale giapponese. Sappiamo che il progetto di Skyway sta andando avanti, si sta sviluppando. Ci saranno sempre più chilometri di progettazione e quindi chilometri in fase di costruzione. Abbiamo detto, alle porte della fase commerciale, ci si sta preparando, cominciano a esserci delle negoziazioni con contratti internazionali con aziende importanti. Avete visto comunque una delegazione belga che è andata a vedere l'Ecotecnopark. E quindi diciamo che man mano che passeranno gli anni ci sarà un'evoluzione, uno sviluppo delle linee Skyway che porteranno dei grossi benefici a chi ha sostenuto il progetto in questi anni. Non ci vuole fretta, non ci vuole diciamo appunto sì, una frenesia della fine di questo progetto. Le fasi siamo
siamo nella fase quasi a ridosso della fase 14, siamo nel momento in cui il trasporto di stringa si sta, diciamo, si sta sviluppando nei paesi più importanti che hanno aderito da subito a questa iniziativa, gli Emirati Arabi, in Russia e anche in Perù. Questi sono un pochino i progetti imminenti. Tuttavia ce ne sono tanti altri in corso d'opera. Che cosa si sta facendo nel cantiere di sviluppo della tecnologia Skyway nell'oasi di Sharia? Si sta costruendo, si sta realizzando e ultimando l'ultima linea, cioè l'ultima e l'unica linea in questo momento negli Emirati Arabi di 400 metri, dove sarà testato l'Unicar tropicale. E si lavora continuamente. Non ci sono grandi informazioni perché gli arabi tengono riservato tutti questi sviluppi per il bene di tutti, chiaramente, e per la sostenibilità del fatto che, insomma, sono territori molto delicati dove ci possono essere delle situazioni critiche anche a livello politico e diciamo, di situazione di equilibrio mondiale. Quindi diciamo che si sta lavorando 24H per raggiungere l'obiettivo della prima dimostrazione del trasporto di stringa Skyway negli Emirati Arabi. Abbiamo detto che Skyway non è solo il trasporto, abbiamo infatti una tecnologia innovativa che non si vede, ma se ne parlerà molto. Ed è una tecnologia che porterà un'evoluzione molto maggiore rispetto all'internet ad oggi. E cos'è la blockchain? La blockchain è una tecnologia che permetterà di scambiare mole di dati enormi, dati che rappresenteranno diverse tipologie di situazioni, individueranno il trasporto delle merci, dei passeggeri, della circolazione della moneta, la criptovaluta, e con la blockchain si controllerà l'energia prodotta e quella che servirà per le varie infrastrutture di trasporto e così via. Quindi la filosofia di Skyway è costruire anche parchi di produzione di energia a fonti rinnovabili, quindi parchi fotovoltaici che andranno ad alimentare anche quello che è il token. Il token è uno strumento finanziario che andrà a sostenere questi parchi e i progetti mirati nei vari paesi per il trasporto. Quindi si faranno centrali elettriche solari, si faranno villaggi ecosostenibili, complessi di trasporti e infrastrutture di secondo livello con delle stazioni a torre e si pianteranno anche alberi per compensare la cementificazione che in questi anni è stata veramente esagerata. Bene, abbiamo detto che è pronta la piattaforma in blockchain. E soprattutto è pronto anche quello che è il token Skyway Global. Questo Skyway Global Token è un token che è stato scambiato per chi ha voluto convertire delle quote Skyway e questi token sono stati distribuiti ai diretti interessati. Perché il token Skyway Global sarà importante, uno dei più importanti al mondo, perché il gruppo di società Skyway accetterà solo Skyway Global Tokens come metodo di pagamento per i suoi servizi. Quali sono i suoi servizi? Allora, studio di progettazione e design, costruzione di un cavalcavia di trasporto, costruzione di infrastrutture di trasporto di secondo livello, controllo intelligente della sicurezza delle comunicazioni, consegna del materiale rotabile, controllare la manutenzione e la riparazione. Quindi tutto quello che gira intorno alle infrastrutture,
il gruppo della società Skyway accetterà solo degli Skyway Global Token come metodo di pagamento. Quindi questi token si appoggiano su dei progetti concreti, sull'energia, sul trasporto, sullo sviluppo, la manutenzione, il controllo delle infrastrutture stesse. Pertanto, qualsiasi società che desidererà acquistare un veicolo costruito o una stazione ferroviaria o diciamo infrastrutture di stringa dovrà acquistare dei Skyway Global Tokens, e questo assicura una crescita stabile dei token. Ok? I token Skyway sono solo questi, non ci sono altre tipologie di token che sono associati al progetto Skyway. Sono altre possibilità, altre diversificazioni, nulla toglie a nessun progetto, ma è da ribadire e da informare le persone che l'unico token associato al progetto Skyway è lo Skyway Global Tokens, l'SWG. Se voi andate nella vostra area personale, nella sezione per i partner, troverete degli strumenti importanti per divulgare e sensibilizzare le persone a entrare e a sostenere il progetto Skyway. Ci sono delle immagini a 360 gradi di come sono le stazioni, ci sono altri strumenti, ci sono delle pagine di atterraggio dove le persone incuriosite possono accedere al progetto. E quindi lavorate e sensibilizzate le persone, perché vi ripeto, oggi è il momento migliore per coinvolgere le persone. È ancora un momento migliore, e poi ovviamente è un'unica opportunità di investimento alla quale poi si raggiungerà la fase 15 e la fase di conclusione di tutto, la possibilità di acquistare delle quote Skyway. Sappiamo che il gruppo Skyway è diciamo molto articolato, ci sono aziende che sviluppano la tecnologia e la progettazione, ci sono aziende che invece smistano le quote associate a chi ha versato i soldi, e quindi diciamo che è un'infrastruttura aziendale molto articolata ma ben studiata affinché noi possiamo beneficiare, l'azienda ne possa beneficiare, e tutti noi siamo felici e contenti di beneficiare dei trasporti Skyway. Quindi abbiamo già evidenziato che ogni azienda ha la sua mansione, come ad esempio la Global Transport Investments ha distribuito 400 miliardi e 867 milioni e 433 mila quote, suddivise in percentuale: il 15% sulla ERSSH, il 18,33% sulla ERSSH2 e il 34,42% a ERSSH3, che sta distribuendo appunto il 50% meno 1 diciamo alle persone che partecipano a questa raccolta fondi. Il 30,25% rimane di queste quote a Uninski Corporation, dove c'è il diritto di amministrare la GTI, quindi con le quote A. Ciò vuol dire che noi investitori avremo quote di tipo A nelle ERSSH con possibilità di gestione, mentre le holding a loro volta hanno quote di tipo B sulla Global Transport Investment, quella operativa. Quindi questo è un sistema studiato per non permettere a terzi investitori di arrivare a gestire la società operativa. Quindi questa formula delle quote di tipo A e di tipo B permette di evitare che un terzo investitore possa andare a gestire l'operatività dell'azienda. Quindi Skyway non è solo trasporto, è un ecosistema dove c'è la tecnologia blockchain per gestire tutti i dati, il volume di dati di interconnessione. C'è anche un settore, un segmento importante che è la mobilità elettrica per l'ultimo chilometro, perché ovviamente Skyway
arriva a, è fatto per distanze più o meno lunghe, ma non per il contesto locale. Quindi trasporto ovviamente, ma anche i droni per costruire le infrastrutture. Si useranno dei droni molto potenti, importanti, che potranno costruire le linee anche in zone molto difficili, molto complesse per l'installazione. Bene, in questi 3 anni ringrazio Skyway perché comunque ringrazio in primis la persona che mi ha dato la possibilità di conoscere Skyway. Ringrazio le persone stesse che mi hanno ascoltato, che hanno contribuito a Skyway a dare un valore aggiunto al progetto e anche il fatto che hanno una possibilità di cambiare la loro economia. E questo è stato fatto grazie a un'operazione di crowd investing equity, cioè sovvenzionare progetti di società in startup, quale Skyway, in cambio di quote societarie. Queste quote societarie mi danno la possibilità di avere dei dividendi erogati dall'azienda in proporzione al numero delle quote possedute nei prossimi decenni, fin tanto che io queste quote, che diventeranno anche delle vere e proprie azioni, non le venda. E quindi siamo coproprietari di una società che, secondo anche la rivista, come abbiamo detto, giapponese di prima, che non ricordo il nome, si chiama la rivista Emira, ecco, riconosce che Skyway potrà avere un ruolo importante e fondamentale nel trasporto veloce, urbano e suburbano. Quindi noi possiamo capire, vedere, evolvere il progetto in base anche a quello che noi abbiamo sovvenzionato. Il pacchetto di investimento Eco Future con uno sconto da 40 è scaduto, non c'è più questa possibilità, e quindi un complimenti davvero a tutti quelli che hanno scelto questa possibilità di contributo, perché avranno in modo indelebile nome e cognome sulla targa metallica che è posizionata agli estremi del ponte sopra, diciamo, al laghetto, all'Eco Technopark. Ci sono tantissime possibilità di partecipare al progetto con diverse soluzioni e ci sono addirittura anche delle somme importanti che possono essere erogate anche da aziende che possono diventare partner di Skyway nello sviluppo delle infrastrutture. Ribadisco, queste informazioni sono puramente informative, non c'è nessun obbligo di sovvenzionare l'azienda, non è un prodotto finanziario, quindi non c'è una garanzia di una resa, di una rendita, ma è un sistema con il quale si ha la possibilità di avere queste quote. C'è un rischio di impresa chiaramente, ma tanto più andiamo avanti con lo sviluppo e gli accordi, e tanto più piccolo è questo rischio di startup. Quindi vedete alcune forme di diciamo di somma di contributiva. Qui c'è il certificato che viene rilasciato direttamente dalla Russia quando si fa l'ordine, dove è peraltro scritto che queste quote dell'azienda raggiungeranno il valore nominale di $1 nel momento del lancio in borsa. Questo lancio in borsa è ovviamente, come abbiamo già riscontrato da un po' di tempo, non è così immediato. C'è tutta una prassi di fatturato che l'azienda deve fare, e quindi c'è da attendere. Tuttavia possono esserci dei dividendi che verranno erogati a tutte le persone in modo proporzionato al numero di quote possedute. Bene, io con questo concludo la serata. Concludo questa serata. Principalmente abbiamo visto una delegazione di una società importantissima che fornisce materiale in acciaio.
lavora in 45 paesi con 29.000 dipendenti. Abbiamo visto che il terreno portato da rappresentanze di più di 90 paesi è stato utilizzato per creare un humus e sarà testato sulle varie piante, e quindi abbiamo visto un pochino di cose. Abbiamo visto una rivista giapponese che parla di Skyway come una delle possibili soluzioni al trasporto tradizionale in termini di vantaggio tecnico, economico e ambientale. E infine abbiamo visto che Skyway ha partecipato alla fiera il 24 settembre in Polonia, dove ha avuto un riconoscimento a Anatolij Umiński per il trasporto moderno con infrastrutture altrettanto moderne di tipo urbano sulla base della tecnologia stringa Skyway. Bene, con questo concludo, ringrazio i presenti, ringrazio anche chi ascolterà il webinar successivamente. Consiglio sempre di continuare a informare le persone che Skyway sta andando alla grande, si sta sviluppando, e non c'è cosa migliore di adesso per entrare nel progetto quando ancora è conveniente, e quindi conviene avere delle quote di Skyway che un giorno potranno valere tanto tanti soldi che noi non abbiamo ancora la consapevolezza che sia così. Quindi dobbiamo essere coi piedi per terra, attenti allo sviluppo, pazientare e informare tante altre persone di questa occasione, perché noi dobbiamo ringraziare le persone che ce n'hanno fatto presente, e a loro volta tutti possono usufruirne. Ciao Luigi, ciao Natalino, un saluto anche a Maurizio, Franco e a tutti voi. Qualcuno si è collegato in ritardo, probabilmente perché, buonasera Lela, buonasera Beata, ma chiaramente io ho spostato l'orario alle 21 perché in inverno è giusto anticipare un pochino, anche perché gli impegni lavorativi mi hanno permesso di fare questo, ovviamente, salvo alcuni casi della settimana scorsa dove io non sono riuscito. Bene, un saluto a tutti, costruiamo Skyway e andiamo avanti, pazientiamo, perché questo non è ancora, è solo l'inizio di tanti tante cose, di tanti sviluppi. A presto a tutti, un saluto. وحدات النقل المعلقة. نظام نقل متطور ومتميز في سماء مدينة دبي. تجربة نقل حضرية من خلال عربات ذات تصاميم عصرية. تصاميم فريدة للمحطات ومتناغمة مع تصاميم محطات مترو دبي.